Lo strano caso del paziente M. Boston, 1895. Dal diario del dottor George L. Grant. 11 novembre. Oggi mi sono imbattuto nel caso clinico più bizzarro della mia carriera. Si tratta dell'uomo che è venuto in ambulatorio nel primo pomeriggio. I pazienti del lunedì pomeriggio riservano sempre qualche sorpresa, ma mai come questa. Un bel giovane bruno, circa dell'età di mia figlia Grace, si è presentato come Edward Mordrake e dice di venire dall'Inghilterra. Ragazzo benestante, di buona famiglia, ben vestito, panciotto di raso e cappotto nuovo. A prima vista ha l'aspetto di una persona sana. Mi ha salutato con una salda stretta di mano e un sorriso cordiale, benché l'espressione degli occhi tradisse un fondo di malinconia, l'ombra di amarezza che a volte distinguono i soggetti affetti da una grave malattia. Mi ha ringraziato per averlo ricevuto senza preavviso e senza appuntamento. Aveva scritto una lettera un paio di giorni fa, ma all'ultimo momento ha deciso di non spedirla ed è venuto di persona invece. Ha detto che non gli avrei mai creduto se non l'avessi visto con i miei occhi. Aveva ragione. Sono un medico, in 30 anni di esperienza ne ho visti molti di orrori. Ciò di cui sono stato testimone oggi li supera tutti. Quando il signor Mordrake si è tolto sciarpa e cappello, di ottima manifattura inglese, per lasciarsi visitare, non nascondo che ho avuto un sussulto di spavento. Il paziente presenta una deformità atroce. Possiede una seconda faccia, più piccola, dietro la testa. L'intera area occipitale, priva di capelli, è occupata da un volto umano, stretto e basso. Fattezze di bambino, naso schiacciato e occhi semichiusi. Come un gemello parassita non sviluppato. Da un primo rapido esame non ho riscontrato tracce di mobilità facciale, nonostante i tessuti di quello strano volto appaiano normali e sani. Ho voluto aprire subito una cartella per il nuovo paziente. Un caso così singolare merita tutta la mia attenzione. Non senza una certa eccitazione ho compilato la scheda e gli ho rivolto le domande di rito. Il signor Mordrake è un giovanotto istruito e di normale intelligenza. Le sue facoltà mentali sembrano ben sviluppate. Ha una passione per la musica e suona il violoncello. Ha lasciato il suo paese per vivere lontano da parenti e conoscenti. È venuto da me perché desidera essere operato. Vuole che io rimuova chirurgicamente la sua seconda faccia. È la mia maledizione, ha detto. Dottore, in voi ripongo tutte le speranze. Dovete aiutarmi. Dovete liberarmi di lui. Gli ho promesso che valuterò la possibilità di un intervento insieme al mio collega, il dottor Boyle. L'ho pregato di tornare domani per un esame più accurato. Mentre richiudevo lo sportello per riporre il fascicolo nello schedario, ho avuto l'impressione che le palpebre della maschera grottesca dietro la nuca di Mordrake fossero sollevate e le pupille seguissero i miei movimenti. Suggestione, di certo, ma il mio turbamento non è passato inosservato. Il giovane ha rivolto verso di me la sua faccia normale. Aveva gli occhi lucidi di lacrime. «Mi dà il tormento!» Dottore, se sapesse le cose che mi sussurra durante la notte, parole note solo ai diavoli dell'inferno. Impossibile. Quel volto non può parlare, respirare, mangiare. Oppure sì. Mordrake è scoppiato in singhiozzi e io non ho resistito a sbirciare ancora una volta dietro la sua testa. Ho visto i muscoli dell'altra faccia contrarsi, come quelli di un cadavere percorso da scosse elettriche, come una rana di galvani. Un riflesso involontario, senza dubbio. Eppure... Sta ridendo, vero, dottore? È ciò che lui fa sempre, quando io piango. Ride! In effetti, ho osservato con sbigottimento. Gli angoli della strana bocca parevano sollevati in un'orribile smorfia, il ghigno malefico di un demone sadico. Rideva. Rideva! Dodici novembre. Stanotte non riesco a dormire.
Mi sono alzato e ho acceso la lampada nello studio per non svegliare mia moglie. Non posso smettere di pensare a Edward Mordrake. Sono rimasto scioccato. Temo che quella fisionomia da folletto, quelle palpebre strizzate, quelle contrazioni improvvise visiteranno spesso i miei sogni, d'ora innanzi. E immagino gli incubi 100 volte peggiori dello sfortunato signor Mordrake. Le notti insonni, al buio, solo con quel compagno da cui non può allontanarsi. Una voce che mormora da una parte all'altra della sua testa, che non lo lascia dormire, che gli promette la dannazione eterna. Deve essere un inferno. Sento il dovere di fare qualcosa per lui. Da domani, ho deciso, mi occuperò del caso del signor Mordrake a tempo pieno. Non vedo l'ora che sia mattina. La luce del sole dissiperà le ombre che ora, nella mia casa, mi paiono tanto lunghe. So che stanotte non riuscirò comunque a chiudere occhio. Trascorrerò le prossime ore qui alla scrivania, a redigere queste note, a sfogliare libri e appunti. Ho ritrovato un articolo che ricordavo di aver letto mesi fa sul Boston Sunday Post, al quale io e i miei colleghi non avevamo dato credito. Una di quelle cronache da 4 soldi sui fenomeni da baraccone. Le attrazioni di un freak show, un circo itinerante che gira il paese esibendo i mostri per spillar quattrini agli ignoranti. Giano, come il dio romano dalla doppia fronte, ecco con quale nome d'arte si sarebbe guadagnato da vivere Edward Mordrake se fosse stato più povero. Esposto nei carrozzoni ambulanti insieme al granchio umano e alla donna lupo. Giano. Il mito dei 2 volti, uno buono e uno malvagio, con la faccia al contrario, simbolo del male occulto che trama alle spalle. Novembre 13. Ho voluto che lo vedesse anche Walt. Da 2 giorni io e il mio collega, il dottor Walter Boyle, stiamo studiando il curioso cranio di Edward Mordrake. Ci serviamo, con la massima discrezione, della sala medica di Walt presso il Massachusetts General Hospital. La cartella clinica è già un faldone alto 3 pollici. Nei nostri appunti ci riferiamo a lui sempre come paziente M, per tutelarne l'identità nei confronti del personale dell'ospedale, casomai dovesse avere accesso a quelle note. M, come Mordrake. M, come mostro. Abbiamo accumulato una notevole quantità di osservazioni. Secondo Walt, il difetto genetico presente nel soggetto fin dalla nascita è riconducibile a una forma di Craniopagus parasiticus, cioè un gemello parassita. Per meglio dire, le vestigia di un gemello del quale si sarebbe sviluppata solo parte della testa. È l'ipotesi più probabile, quella che anch'io avevo formulato fin dall'inizio. L'alternativa sarebbe una forma rara di diprosopia, vale a dire la duplicazione morfologica craniofacciale di un unico individuo. Il paziente è intimorito dai termini medici in latino, lingua che non conosce. Tuttavia appare tranquillo e si sottopone con diligenza a tutti gli esami, durante i quali non abbiamo mai osservato altri movimenti o spasmi della cute sulla seconda faccia. Da stasera abbiamo anche una tabella di marcia per la prossima settimana. Il signor Mordrake preme per accelerare i tempi dell'operazione, ha molta fretta, e chi potrebbe biasimarlo? È arrivato a offrirci una fortuna in denaro, che abbiamo rifiutato. Walt è un chirurgo di grande abilità, gli ha dato buone speranze di poter realizzare con successo l'intervento richiesto. Prima di sciogliere le riserve, però, sarà necessario completare la diagnosi e consultare la letteratura medica sulla separazione dei gemelli siamesi. Nel complesso sono contento che siamo riusciti a rassicurare il paziente. In verità, desideravo evitare a tutti i costi che piangesse di nuovo. Non avrei sopportato di vederlo piangere un'altra volta. La seconda faccia avrebbe potuto sorridere. Se fosse successo, avrei avuto incubi per settimane. 18 novembre. Non è operabile. Con immenso rammarico, Walt e io siamo giunti a questa conclusione. Quell'escrescenza di sembianze umane, quel tumore sulla nuca del paziente M, qualsiasi cosa sia, è parte integrante del suo cranio. Rimuoverla significherebbe ucciderlo,
comporterebbe l'asportazione dell'intero osso occipitale e di parte della materia cerebrale fino al tronco encefalico. Nessuna possibilità di sopravvivenza a un intervento del genere. Non avremmo dovuto dargli false speranze. Mi maledico per averlo fatto. Toccherà a me l'ingrato compito di comunicare la brutta notizia. È giusto così. Stasera sono rincasato a piedi dall'ospedale e per tutto il tragitto mi sono lambiccato il cervello su quali parole potrei mai usare per spiegare a Mordrake il nostro fallimento senza gettarlo nella disperazione. Domani dovrò decidermi a convocarlo allo studio e spiegargli la situazione senza indugiare oltre. Stanotte il tempo minaccia neve. Oggi non ha piovuto, ma si è abbassata di parecchio la temperatura e io non riesco a smettere di tremare. Preferisco pensare che sia il freddo la causa dei miei brividi. 19 novembre. Mordrake è sconvolto. L'intervento chirurgico sarebbe per voi fatale, gli ho detto. Avrei voluto aggiungere delucidazioni cliniche convincenti, ma non ha voluto ascoltare. Era come se una parte di lui lo sapesse già, da sempre, e non aspettasse altro che la conferma ufficiale. L'ho visto sul punto di scoppiare in lacrime, la qualcosa mi terrorizza più di ogni altra, come ho scritto. Invece è fuggito via in fretta, volgendomi le spalle e lasciando che fosse la sua seconda faccia a salutarmi. Prima che la porta sbattesse, ho intravisto il ghigno malvagio del demonio. Solo per un istante, in un lampo, la smorfia del trionfo, come se avesse vinto lui. 20 novembre. Stanotte ho avuto un altro orrendo incubo. Nel sogno, il paziente M tornava da me. Stavolta, però, era la faccia malvagia a chiedermi di liberarlo dall'altro volto. Bisbigliava in tono suadente e confidenziale. Il demonio articolava vocaboli in latino, lingua a lui nota e a me, ma che Edward Mordrake ignora. Il mostro cercava di sobillarmi contro il suo nemico umano con parole soffiate sottovoce, sottili come aghi. Mi sono svegliato con un urlo inconsulto che ha spaventato quella santa donna di mia moglie. La sensazione di angoscia e di orrore permane tuttora, anche dopo il risveglio. Dovrò prendere il laudano per rimettermi a dormire. Ci sto facendo l'abitudine. Basta! Da domani mi butterò anima e corpo nel lavoro. Voglio dedicarmi a pazienti normali. Non ne posso più di questa faccenda raccapricciante. Non vedo l'ora di dimenticare Mordrake e il suo inquietante doppio. 22 novembre. Ho ricevuto un telegramma da parte del medico legale del Massachusetts General Hospital. Mi informa che il signor Mordrake è morto. Si è tolto la vita nella sua camera al Commonwealth Hotel con un colpo di rivoltella. La notizia suscita in me sentimenti contrastanti. Tristezza per la sorte miserabile del povero giovane di neanche 23 anni e uno strano, egoistico senso di sollievo. Più tardi, al distretto di polizia sono venuto a sapere che il colpo è stato sparato con un piccolo revolver, alla nuca, ma sarebbe più corretto dire in mezzo agli occhi della faccia posteriore. Traiettoria del proiettile da fronte a fronte. Grazie al cielo, qualcun altro è stato incaricato dell'autopsia. Un agente mi ha rivolto delle domande e poi mi ha mostrato una lettera. Secondo la polizia, il biglietto è la prova che si tratti di suicidio, non hanno dubbi. Hanno voluto che la leggessi anch'io. La lettera è indirizzata al dottor George L. Grant, a me personalmente. Quando l'ho avuta fra le mani, una morsa di panico mi ha afferrato lo stomaco. Temo che la storia, per il sottoscritto, non sia ancora finita. 23 novembre. Scrivo questa annotazione mentre mi trovo in una carrozza diretta all'obitorio. Mi tocca lavorare anche di sabato. Ho con me la borsa degli strumenti e sono determinato più che mai a fare ciò che va fatto. Scrivo per impedirmi di riflettere troppo o di desistere dal mio proposito. È tornata la pioggia. In questo momento un vero diluvio si sta abbattendo su tutto il West End. Ho paura. Tanta paura, ma nessuna intenzione di tornare indietro.
Dovrò fissare ancora una volta quella faccia deforme. Dovrò rivivere il terrore di scorgere da un istante all'altro gli occhi e le labbra muoversi. Ma questa prospettiva non basta a fermarmi. Sono pronto a esaudire le ultime volontà del paziente M per la pace della sua anima e della mia. Fra poco sarò arrivato. Entro un minuto la vettura si fermerà. Ho giusto il tempo di ricopiare qui le ultime righe della lettera di Edward Mordrake. Vi comando, vi imploro di asportare il demone prima di darmi sepoltura, di distruggerne i connotati affinché non possa tormentarmi con i suoi spaventevoli sussurri anche nella tomba.